Nei prossimi giorni prenderà avvio alla Camera l'esame del decreto legge del 7 gennaio scorso che introduce nuove disposizioni in materia di gestione dei casi positivi nel sistema scolastico. Il dibattito si preannuncia già molto vivace su diversi punti perché non tutte le regole decise dal governo riscuotono il consenso delle forze politiche. Una fra tutte è la disposizione secondo cui nella scuola secondaria, in caso di due studenti positivi, si dovrà attivare la didattica a distanza per gli studenti non vaccinati, mentre tutti gli altri potranno frequentare le lezioni in presenza. Proprio su questo è intervenuta nei giorni scorsi la sottosegretaria del Movimento 5 Stelle Barbara Floridia, che ha bollato come discriminatoria questa misura. Ma in questi giorni è emerso un dissenso ancora più pesante che si sta manifestando sotto forma di uno scontro istituzionale quasi senza precedenti. Lunedì 10, come si ricorderà, le scuole secondarie della Campania non avevano riaperto perché il presidente De Luca aveva firmato una ordinanza di sospensione delle attività didattiche. Ordinanza che però nella stessa giornata del 10 è stata bloccata dal TAR Campania a seguito di un ricorso presentato da alcuni genitori. Più complessa la situazione della Sicilia, dove la regione aveva deciso la prosecuzione delle vacanze natalizie fino a mercoledì 12. Proprio nel pomeriggio del 12 la task force regionale decideva per la ripresa delle lezioni in presenza a partire dal giorno 13. La reazione di molti comuni della Sicilia è stata immediata, tanto che nella stessa serata diversi sindaci hanno firmato l'ordinanza di sospensione delle lezioni in presenza, precisando che ogni scuola potrà decidere se e come organizzare eventuali attività di didattica a distanza. Sono segnali importanti che ci inducono a pensare che d'ora in avanti sarà sempre più difficile garantire una gestione uniforme e unitaria del sistema scolastico. A tutto questo si devono poi aggiungere le proteste di studenti di molte città italiane, anche in netta controtendenza rispetto ai mesi scorsi, quando gli stessi studenti chiedevano di poter frequentare in presenza. Le manifestazioni più importanti si sono avute a Napoli, Roma, Lamezia, Lecce, mentre per domani 14 gennaio è in programma uno sciopero nazionale degli studenti medi di tutta Italia. In ogni caso è preoccupante che le misure di sospensione delle attività didattiche riguardino regioni e territori dove da sempre si registrano tassi elevati di dispersione e di abbandono. Su tutto questo ovviamente continueremo a tenervi informati, quindi seguiteci su questo canale ma anche nel nostro portale www.tecnicadellascuola.it. Scriveteci, mandateci le vostre lettere, i vostri documenti, le vostre riflessioni, noi ne daremo conto come di consueto.